veramente ragazzi, una sconfitta amara, veramente amara, piano. Perché con lo sport insomma, i punti, almeno al pari sono stati meritati, se non fosse qualcosa di più addirittura. E, purtroppo con tutte le grandi squadre, i pochi errori che fai ti costano caro, non ti puoi permettere di sprecare certe opportunità. Poi hai avuto di fronte un sommer fantastico e di conseguenza poi va a finire in questa maniera. Per dire, è male perché comunque arriva un'altra sconfitta, però oggi abbiamo visto almeno una Fiorentina provarci con la sua identità di gioco, cercare comunque durante tutta la partita di imporre il suo calcio rischiando. Avrebbe meritato sicuramente un pochino più fortuna e un pochino più di premio questa prestazione. Poi appunto rigore sbagliato, un arbitraggio che lasciamo perdere ragazzi, Aureliano è il più scarso della Serie A, che arbitrò pure un arbitrato Roma-Atalanta qualche settimana fa, veramente imbarazzante, assolutamente un arbitro insufficiente per la massima serie come ce ne sono tanti in questo momento. Però appunto ho visto una Fiorentina che sicuramente ha creato e ha avuto delle opportunità per metterla in piedi la partita. Purtroppo hai pagato quei pochi errori, quegli errori che hai fatto a caro prezzo, a carissimo prezzo. Poi l'atteggiamento che è stato, la situazione che è stata, cioè no, non c'è neanche troppo secondo me da recriminare per quella che è stata la prestazione, cioè da recriminare quelle che sono state poi le mancanze individuali negli episodi che poi non ti hanno sorriso e non ti hanno visto vincitore. È normale poi quando sbagli tanti gol, quando sbagli tante occasioni, tante circostanze, poi non puoi pensare anche di raccogliere punti. Una squadra del genere contro l'Inter, che sì, non è che abbia giocato una partita fantastica, rischiato tanto, però sono emerse poi un po' quelle che sono le solite lacune, insomma, di una squadra contro una squadra che usa, ci provi e tutto, però manca un po' poi la presenza del centravanti, anche se poi Isola oggi sicuramente ha fatto una prestazione migliore di tante altre, però evidentemente manca un po' un riferimento fisico che sappia un po' catalizzare tutto il gioco che creiamo. Una squadra che gioca, una squadra che crea anche una mole di gioco notevole, semplicemente poi chi la finalizza e chi la porta in fondo questa ampia mole di gioco che ha. Quindi, così stichiamo un po' amaro, perché comunque insomma appunto anche un risultato positivo poteva sicuramente darti una spinta anche morale per le prossime partite. Vabbè, guardiamo comunque avanti. Fatemi sapere che cosa ne pensate voi, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, una valanga di piace al video. Forza Viola, buona serata a tutti.